Le procedure sempre più farraginose non hanno garantito tempi celeri a 5 anni di distanza dalla firma del protocollo d'intesa alla base della riconversione della fabbrica ENI. Arriva l'avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato il bando per la selezione delle iniziative imprenditoriali. Si tratta di quelle che dovrebbero avere un peso economico decisivo perché superiore al 1,5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate dal prossimo 15 marzo e ci sarà tempo fino al successivo 14 maggio. Le proposte di investimento che saranno selezionate potranno essere coperte con i finanziamenti per l'area di crisi complessa, circa 25 milioni di euro, ma destinati agli oltre 20 comuni ricompresi. Nelle note diffuse dal Ministero si precisa che le domande possono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali, dalle società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, dalle società consortili di cui all'articolo 2615 ter del Codice Civile. Condizione indispensabile che l'investimento venga concentrato nel territorio dell'area di crisi complessa. Sarà Invitalia a ricevere le richieste. Fino ad oggi non è mai stato possibile conoscere le eventuali proposte già formulate. Anche l'ex giunta messinese non ha mai fornito dati chiari su quanto coordinato da Invitalia. Adesso chi vorrà veramente investire dovrà farlo attraverso l'avviso pubblico, in attesa di svelare l'identità dei gruppi che sulla carta dovrebbero far rivivere il tessuto economico locale, almeno quello fuori dal perimetro della fabbrica ENI di Contrada Piana del Signore.